Buona domenica a tutti e rieccoci dopo un po' di tempo che mancavo all'analisi weekly su Standard & Poor's 500. Cosa vi dicevo nelle precedenti puntate? Vi dicevo che la tendenza a rialzo è estremamente forte, che saremmo andati oltre i massimi già intercettati, che stavamo uscendo dal bear market alla velocità della luce e che cosa è successo? Tutto confermato. Tutto confermato, nello specifico. Però soffermiamoci sul T+5 annuale partito dal minimo del 23 marzo. Questo, partito insieme al T+4 semestrale, sarà composto appunto da due semestrali. Il primo semestrale ha fatto un primo trimestrale che si è chiuso qui e il secondo sta andando a chiudere qui. Notiamo alcune cose. Allora, un T+3 può durare anche effettivamente 48 giorni, estremamente tirato. Qui quanti giorni abbiamo per ora di ribasso? Almeno quanto siamo andati sotto? Qui abbiamo un minimo a 3.354, qui a 3.349 siamo andati sotto un T+1 tutto largo che sta diventando un T+2 12 barre. Quindi abbiamo già quasi una condizione, anzi abbiamo già la condizione sufficiente per la chiusura teoricamente del T+4, ma sufficiente soltanto a livello teorico, perché in realtà no, l'abbiamo anche a livello pratico. Da questo minimo abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 più 6 fa 12, eventualmente bisognerebbe capire se il T+2 è arrivato soltanto a 18 barre. Questo T+2 dovrebbe permetterci di arrivare almeno a 24 barre, quindi ancora 6 giorni minimo di ribasso, alternati ovviamente a tentativi di rialzo e poi ribasso. Andiamo a vedere a livello di Fibonacci a che punto siamo arrivati. Qui vedete che è ben diverso rispetto al FTSE MIB il grafico, perché peraltro è possibile che da questo massimo stia partendo, dato che qui abbiamo avuto 61 giorni di inverso, un bel T+3 inverso pieno pieno e poi c'è stato questo movimento, da qui stia partendo un nuovo T+4 inverso, che richiederebbe perlomeno un T+2 inverso a ribasso. A ribasso di indice, ovvero una spinta forte. Primo target ovviamente i 3,3, poi sotto i 3.256 e poi, se proprio volesse esagerare, qualche cosina di più, ma mi fermerei a 3.256 per ora, vista la forte tendenza a rialzo. Questo dovrebbe essere il target effettivo. Ok, 3.258 per quanto riguarda Fibonacci. Però ripeto, stante il fatto che da qui è possibile che stia partendo un secondo T+4 inverso, dovremmo avere perlomeno un T+2 inverso che, anche se già potenzialmente vincolato a ribasso, ovvero a rialzo poi di indice, dovrà spingere almeno nella prima parte. E quindi, se non qui, potrebbe andare in eccesso fino a qua, ovvero un ritracciamento del 38%. Non voglio esagerare, ok? Non voglio dire altro perché, come vi dicevo, l'S&P 500 ha una potenza rialzista che si è rimangiato un bear market in... vediamo quanti giorni... stiamo parlando di bear market, comunque in circa un centinaio di giorni, 107 giorni, una roba sensazionale, davvero sensazionale. Per cui in un terzo di un anno si è ripreso da una discesa terrificante. Ma perché? Perché, come vi illustravo pochi giorni dopo, nelle analisi successive a questo movimento, da qui può stare per partire un nuovo pluriennale di GAN, ovvero un nuovo T+8
8 decennale di Gann, che potrà pure essere rialzo, ribasso, quello che volete, non lo possiamo sapere a questo punto, ma che per ora, continuando ad aggiornare i massimi, comunque proverà a fare, nell'ipotesi peggiore, ma peggiore, i massimi nella sua prima parte. Quindi, super rialzo, ok? E questo è il discorso di cui va tenuto conto. In questo momento, come detto, però essendo in chiusura del primo T+4, i target sono quelli che vi ho lasciato. E la riflessione da fare è che se qui è partito un secondo T+1 ed è arrivato soltanto a 6 giorni, come minimo ne dovrà durare altri 6, minimo, arrivare a 12 giorni con i target dati. Però non è detto che qui si sia chiuso, anche se qui di nuovo la candela è ben diversa da quella che vi ho fatto vedere nella precedente analisi come DAX, questo è inverted hammer, questa invece è una bella candela, un bel hammer di quelli interessanti. Per cui bisognerà vedere che cosa vogliono fare, se vogliono chiudere questo, il primo T settimanale di questo T+1 con la partenza effettiva da lunedì di un nuovo settimanale, oppure se provano ad andare prima a 8, 7, 8, 11 giorni e poi faranno partire il nuovo T, tenendo conto, secondo T, del T+1 di settimanale. Tenendo conto però che mediamente l'S&P 500 viaggia a tempistica ciclica del DAX, fate attenzione perché sono sempre più vicini orientativamente ai 6 giorni, guardate quante volte li si vede soprattutto in questa seconda parte, dopo avere una parte più allungata, che a tempistiche più lunghe. Ripeto, smentito appena detto da appena smentito da questa prima parte di, ma nella realtà dei fatti bisogna tenere conto che in generale le tempistiche del DAX e dell'S&P 500 sono simili. Anche su S&P 500 un T-3 può durare 5 ore e mezza, e questa è la cosa fondamentale da tenere conto. Per cui se qui magari hanno tenuto durate dagli 8 giorni in su sui settimanali, vi possono magari stringere per andare in chiusura, perché il mercato ha un certo tipo di respiro, quello dell'S&P 500 e del DAX è più breve in media rispetto per dire a quello del FTSE MIB. Dovrebbe essere tutto, vi ho dato i target, vi ho dato la tempistica, vi ho detto che a che livello di siamo arrivati a livello di impostazione giornaliera D, la centratura è questa, da qui può essere in partenza il secondo T+4 inverso, tenetevi forte perché nella prossima settimana, eventualmente la successiva, potremo avere molto più spinta a ribasso che a rialzo. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata. Ricordate sempre, se l'analisi vi è piaciuta, datemi una bella pacca sulla spalla, perché sono tutte informazioni gratuite che divulgo relative all'analisi ciclica voluta sui mercati. Quindi, sottoscrivete il canale Cosa Gratuita, cliccate sulla campanellina per sapere quando uscirà la nuova analisi e valutate se vi interessa migliorare il vostro trading attraverso la ciclica voluta oppure lavorate già bene così. Buona domenica a tutti!